appunto Giulio Blasi, Dino Baldi e Maria Cecilia ad avvicinarsi a questo tavolo, visto che saranno poi protagonisti del convegno. Ti lascio la parola, Mario. Bene, grazie. Grazie intanto a Loretta Marchi e a Luisa Gugliotta. Davvero, sapendo com'è difficile di questi tempi convincere le istituzioni dell'importanza di questa che abbiamo chiamato rivoluzione digitale in atto, beh, insomma, è consolante sentire appunto due persone così determinate e convinte che questa sia la strada da percorrere anche di fronte a un'apparente contraddizione. Per esempio, questa sala vuota sembra una contraddizione in termini rispetto appunto a questa fiducia, rispetto invece, per esempio, a grandi manifestazioni di piazza come il contemporaneo Festival della Scienza di Genova, no? O come è stato il Festival della Filosofia di Modena, dove si è vista la partecipazione di veramente centinaia di migliaia di persone. Beh, bisogna sapere che queste stesse grandi manifestazioni che oggi vedono tanta gente sono partite esattamente come questo e-book fest, cioè con piccoli gruppi di persone che avevano un dono che si chiama normalmente lungimiranza, cioè la capacità di vedere lontano, quindi di vedere con qualche anticipo rispetto alla grande adesione, quello che succederà nei prossimi tempi. Allora, benissimo, diciamo che c'è stato un errore di stumpa nel chiamarmi moderatore di questo convegno. In realtà io sono semplicemente uno dei relatori alla pari degli altri e fra i relatori sono quello che ha, come dire, nel suo DNA maggiormente la dote della provocazione. La provocazione è un titolo, come dire, infame perché gli abbiamo dato un connotato totalmente negativo. In realtà è provocare, è una chiamata a favore di qualche cosa. Quindi io sono uno che fa degli appelli, cioè chiamo a un progetto comune, perché questo è un progetto comune. Molti di noi hanno cominciato molti anni fa, in tempi non sospetti. Buongiorno Virginio Sala che sta entrando in sala. Ecco, lui è un altro degli antesignani, quelli che hanno iniziato a vedere lontano prima di altri. Bene, quindi anche oggi io mi permetterò di fare una provocazione. E la mia provocazione inizia con una citazione, che a me è molto cara, che vi leggo. Stiamo parlando di rivoluzione digitale. E la provocazione è questa. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, guarda, questa è una novità? Proprio questa è già stata nei secoli che ci hanno preceduto. Ciò che è stato sarà e ciò che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Tutte le cose sono in travaglio e nessuno potrebbe spiegarne il motivo. Non si sazia l'occhio di guardare, né mai l'orecchio è sazio di udire. Beh, chi conosce un pochino la Sacra Scrittura sa che questa è una citazione dell'Ecclesiaste o del Coelet, come lo chiama preferibilmente Ceronetti, guardate la sua traduzione. Io mi sono permesso semplicemente di invertire l'ordine dei versetti perché è più congeniale al mio discorso. Perché lo cito? Perché proprio nel momento in cui si parla di grandi innovazioni, di novità, di rivoluzione, di cambiamenti epocali, questo grande libro sapienziale della Bibbia ci dice invece che nulla di nuovo c'è sotto il sole, quindi neanche quella che stiamo vivendo, se diamo credito, no, alla parola del Coelet. Va bene? Come la mettiamo? Beh, insomma, al centro di questa pericope, che la si legga come ho fatto io all'incontrario, oppure nel suo ordine, dai versetti 8 al 10, c'è questa celeberrima dichiarazione nil novi sub sole, niente di nuovo sotto il sole. E beh, noi dobbiamo prenderla sul serio questa cosa, perché se non la prendiamo sul serio rischiamo di sbagliare prospettiva, di fare proprio degli errori clamorosi, e in realtà noi l'abbiamo cominciato a fare questo ragionamento da quel primo book camp, si chiamava book camp, cioè una specie di aggregazione spontanea
non organizzata, senza conferenze frontali, senza nessuno che pretendesse di insegnare nulla a nessuno, una chiacchierata alla pari, senza docenti, a Rimini, esattamente 4 anni fa. Effettivamente sembrano 40, effettivamente sembrano 40 anni, non 4. Beh, ormai noi ci siamo abituati, ahimè, a parlare di rivoluzione digitale. Lo facciamo qualche volta, devo dire, un po' da luogo comunisti. Cioè, da luoghi comunisti di ritorno rispetto a quelle pretese marxiane che alcuni di noi avevano vissuto per le magnifiche sorti e progressive dell'umanità, no? Negli anni appunto 60. Noi ex sessantottini siamo stati marcati da questa cosa. Ma oggi siamo anche quasi dei rifugiati politici in Second Life. Cioè, noi che avevamo vissuto un certo tipo di impegno in una certa maniera, ci ritroviamo spesso e volentieri ad assumere delle identità che non sono le nostre, ce le inventiamo e ce le giochiamo in una realtà appunto fittizia, che chiamiamo seconda vita. E beh, insomma, noi abbiamo ragionato di questa rivoluzione cosiddetta elettronica battezzando con questo termine orribile, bisogna dire, ebook, quello che è per noi invece il libro, normalmente. E d'altra parte, come lo chiamavamo? Libro elettronico, ancora peggio, cioè una roba terrificante. Abbiamo dovuto in qualche modo assumere questa metalingua imperiale internazionale per definire dei fenomeni che stavano succedendo. Beh, voglio dire, noi siamo stati molto giocati, presi al laccio dai giocattoli tecnologici in questo ragionamento delle novità che abbiamo rincorso in questi tempi. Siamo proprio in questo senso, devo dire, il mio amico compianto Padoa Schioppa, con cui ho fatto l'università in Bocconi in anni molto lontani, chiamava bamboccioni. Io mi sentirei più di essere qui chiamato un bamboccino rispetto a questa predilezione per i giocattoli.